sera mi trovo sempre bene con voi, tra di voi. Violando, ho la presunzione di dare tre significati a questa parola. Violando, dal verbo violare, perché in un certo senso violeremo quello che è un'usanza ormai consolidata di fare dei programmi monotematici legati a un periodo, a dei stili. Qui salteremo dal primo brano, scritto più di tre secoli fa da Corelli, al secondo brano che è di Miletich, contemporaneo, che dedica a mio fratello. Poi una seconda parte quasi di intrattenimento. Il primo significato quindi violare. Violando, suonare la viola, perché no? Violando. E poi, in modo particolare, una risposta tecnica che la viola, avendo la corda più bassa in Do, è uno strumento in Do. La chiave che si usa è la chiave in Do del contralto. Quindi iniziamo con La follia di Corelli, dura circa un quarto d'ora scarso. C'è un tema che usavano i cantastorie per descrivere la follia di Orlando il Furioso. Ecco da dove viene questa eterogeneità e questa differenza tra le varie variazioni. Addirittura ci sono due falsi finali e la pausa che ne segue, essa stessa è parte di questa follia. Thank you.
Thank you.